Buongiorno, benvenute, benvenuti, bonjour, good morning, bon dia. Stiamo qua oggi un'altra volta per il briefing, abbiamo vari ospiti come sempre e ve li presento subito. Sono Sua Eccellenza Pablo Virgilio David, Vescovo di Caloocan nelle Filippine, membro della Commissione per l'Informazione della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Poi abbiamo Sua Eccellenza Loné Satourné, Arcivescovo di Cap Haïtien in Haiti, è il responsabile delle opere pontificie missionarie in Haiti. Abbiamo anche Sua Eccellenza Munir Kairallah, Vescovo di Batroun dei Maroniti a nord di Beirut, artefice di pace in un paese di guerra da ormai quasi 50 anni, ha ricevuto nel 2023 il premio Fuoco Dentro, Donne e uomini che cambiano il mondo, istituito dall'Arcidiocesi di Milano e da Elichia, un'associazione di promozione sociale che dal 2012 opera in diversi ambiti della società civile e religiosa. Abbiamo anche la signora Catherine Clifford, professoressa di teologia sistematica e storica presso la St. Paul University di Ottawa in Canada, direttore del Centro di Ricerca per il Vaticano II e il Cattolicesimo del XXI secolo. Abbiamo la dottoressa Sheila Leocadia Pires, conosciamo, buongiorno Sheila, segretaria della Commissione per l'Informazione dell'Assemblea Sinodale. E infine abbiamo il dottor Paolo Ruffini, presidente della Commissione per l'Informazione, prefetto del Dicastero, a chi passerei subito la parola, e lui ci propone alcuni key points dell'Assemblea, e anche oggi erano molti presenti, dottor Ruffini. Sì, erano molto presenti, erano 340. Grazie per essere qui anche di sabato, chi è qui, grazie a chi è collegato via Zoom con noi. Vi rubo pochissimi minuti per lasciare lo spazio ai nostri ospiti. In apertura, dopo la preghiera, il Cardinale Grech, Segretario Generale del Sinodo, ha fatto un annuncio rilevante, penso, dal punto di vista dei lavori dell'Assemblea, dei lavori sinodali, riguardo all'esigenza espressa all'Assemblea e dai circoli minori di entrare in dialogo con i 10 gruppi di lavoro istituiti dal Santo Padre. Cardinale Grech ha detto: noi ascoltiamo l'Assemblea, l'Assemblea ha espresso in diversi modi questo desiderio e quindi ha fatto votare, ha chiesto all'Assemblea di votare su questa proposta riguardo a un momento di interazione tra i gruppi e i membri del Sinodo. Questa proposta è stata votata, ha ottenuto 265 approvazioni e 74 voti contrari. Quindi venerdì 18 ottobre i coordinatori e gli altri membri di ciascuno dei 10 gruppi incontreranno e ascolteranno i membri dell'Assemblea che vogliono interloquire con loro sul tema del gruppo, naturalmente. E sarà anche possibile consegnare contributi scritti da parte dei membri alla segreteria che verranno consegnati ai gruppi. In questo modo, diciamo, si porta avanti questo processo sinodale che comprende l'Assemblea e i gruppi in maniera diversa. Papa Francesco è stato informato dal segretario del Sinodo proposta per ascoltare il suo parere e dopo averlo ascoltato la proposta è stata sottoposta alla votazione con i voti, che ripeto, 265 voti favorevoli. Per quanto riguarda i lavori, questa mattina si è conclusa la fase di conversazione sul primo modulo, i fondamenti del cammino sinodale. I relatori dei gruppi linguistici sono stati ognuno, per ogni gruppo, 36 gruppi, incaricati di raccogliere il frutto del lavoro dei circoli minori e del modo in cui i circoli minori hanno recepito la discussione dell'Assemblea Generale. Quindi c'è stata una nuova riunione dei circoli minori dopo l'Assemblea Generale e si è elaborato a quel punto un documento che è stato consegnato poco fa alla segreteria del Sinodo da ciascun gruppo. I documenti devono contenere delle preposizioni sui punti che si ritiene fondamentali portare per la redazione del documento finale.
anche su quelli che si ritiene debbano essere ulteriormente approfonditi, e soprattutto non soltanto il titolo di un tema, ma anche il come, cioè se si è chiesto a ogni gruppo di fare uno sforzo di concretezza nelle loro proposizioni. E per quanto riguarda la giornata di ieri pomeriggio, su cui do adesso la parola a Sheila per raccontarvi brevemente alcuni dei key points, ieri ci sono stati un momento di interventi liberi e un momento di due momenti di discussione su due temi, due topics. Uno era come sviluppare i fondamenti della sinodalità per sottolineare l'indispensabile riconoscimento e il rispetto delle persone che si trovano in condizioni di particolare povertà e sofferenza. E il secondo, che cosa dice la sinodalità rispetto al modo abituale di intendere la vita e la missione della Chiesa. Adesso appunto Sheila dirà meglio di me, i punti che si è discusso è come legare la sinodalità alla preghiera e alla liturgia. È stato evidenziato il tema della vicinanza a ogni forma di povertà e di sofferenza. È stato suggerito di usare nel documento finale un linguaggio semplice per comunicare efficacemente al popolo di Dio. Si è sottolineata la necessità di includere le voci dei giovani e delle comunità locali per garantire che la Chiesa rimanga attenta ai segni dei tempi. Molti interventi hanno parlato del tema della pace e della guerra nel mondo e anche del tema della cura per il creato. A proposito del tema della pace e della guerra, ricordo che domani ci sarà il rosario che pregheremo insieme a Santa Maria Maggiore, dove il Papa invocherà la pace, e che lunedì c'è questa giornata di digiuno e di preghiera indetta da Papa Francesco, lunedì 7, prossimo lunedì. E per noi sarà una giornata di lavoro, ma in cui naturalmente osserveremo il digiuno e la preghiera nel sinodo e poi nelle nostre abitazioni o residenze. Do a Sheila il floor per dire un po' meglio di come ho detto io alcuni key points della conversazione nella congregazione generale di ieri. Grazie. Obrigada, Paolo. Good afternoon. So as Paolo Ruffini has just said, on the eve of the 6th to the 7th October, called by Pope Francis, several delegates proposed to make an urgent appeal for peace on behalf of the whole Synod. It was said we need concrete steps to end war and end forced migration. The Pope's words on peace are not always understood. And so there was an applause when in one of the speeches it was said that we can all be artisans of peace, Christians, Jews, Muslims, and condemning all of fundamentalisms. We must have the courage to call things by their names. Today, the cause of global suffering is often not mentioned. Arms trafficking, when missiles are fired, some enrich themselves. We must denounce the root cause of all evil. We must name those who benefit from wars. And sometimes, in addition to prayer, denunciation is needed. So these were some of the words that were highlighted with regards to the prayer for peace. Now, there was also interventions on the subject of the poor. We heard that we must hear their cry, include them as subjects and not recipients of synodality. There was also applause when one delegate said, "The history of salvation teaches us that the way is often shown to us by the last or the least, the unlikely. We must listen to the cry of the earth and of the peoples." In the Instrumentum Laboris, charity appears only twice. But this is not good, because charity and mercy are at the core of the existence of all Christians. Synodality means that everyone feels at home, avoiding forms of discrimination, listening to those who are not listened to. Now, yesterday afternoon, that is during the afternoon session, there were once again interventions on the role of women. It was said that it must no longer happen
that women who want to serve the church, who help the church and society so much, are in marginalized positions. We must respect the call to welcome all people, including women who want to be ordained as priests, as well as LGBTQI plus people, but also find answers for them based on the gospel and the Bible. We also spoke about young people, what attracts them, what makes them run away from the church, what it is about the church today that attracts them. When asked, young people often answer, evangelical radicalism. We must put Jesus back at the center, that's what some of the delegates said. Another response was that young people are the subject, not the object of evangelization. Let us make them breathe and breathe with them. Sometimes we do not know what role to entrust to them. It was also noted and appreciated that for many years we have been talking about the new evangelization, but we have not yet clarified what we are really talking about. Today we address a small flock. For example, an example was given that in places such as Europe, the churches are empty. There is an external mission, but also an internal mission. So these are just some of the quotes of some of the interventions made during the afternoon session. Now, another theme that also came up yesterday was the theme on ecumenism. There was an applause when it was emphasized that synodality opens doors to discern the presence of God and the Holy Spirit in other churches and other religious expressions. And now, before I end, I just want to leave you with some of the other quotes from the interventions. Synodality is a way to fight clericalism, that was highlighted. More attention must be given to the local churches. This is the first place where the baptized experience synodality. We need to talk about diocesan synods, which are not present in the instrumentum laboris. We also spoke about, one could discuss at the level of the synod of bishops, the patron ministry, talk about the Pope and his role in a post-synodal world. And last but not least, we also had celebrations this morning. There was the birthday of a special delegate, Reverend Hervé Legrand, OP, as well as the Episcopal anniversary of Archbishop James Calderon from Mexico. And with that said, I thank you. Obrigado, Sheila. Obrigada. Come abbiamo potuto vedere, gli interventi liberi veramente spaziano su tutti i temi possibili. Io sottolineerei soltanto uno, quello forse rilevante, la preghiera. Assieme alla preghiera ci vuole la denuncia di tutti, di ogni religione, contro i fondamentalismi. Questo per andare veramente incontro a una pace vera. Adesso passerei la parola a Sua Eccellenza, il Vescovo delle Filippine, Pablo Virgilio David. Lo presento un pochino meglio. Lui nel 2019 ha ricevuto dall'Università di Manila il premio Bukas Palad Award, ossia il premio alla generosità in lingua Tagalog, un riconoscimento al suo servizio ai poveri per il suo coraggio nel denunciare l'ingiustizia e la violenza. Ecco, giusto per conoscerlo un pochino meglio. Allora, lei ci parlerà su cosa è successo in Asia, nel suo continente, tra la prima e la seconda sessione del Sinodo, che ho saputo anche che c'è stata anche una consulta sinodale, una consulta con i parroci proprio nelle Filippine. Voi avete portato anche i risultati qui a Roma. È così, Eccellenza? Il microfono, please. Is that working now? Thank you. Yeah, I just want to clarify that the university mentioned was Ateneo de Manila University of the Jesuits in Manila. Well, between the first session and the second session, we were able to conduct a global consultation with parish priests because the
contribution or the participation of the parish priest was sort of missed. And I think it was requested by the Holy Father himself that the parish priest be allowed to participate a little bit more. And so a consultation was done here in Rome, and I was a participant there, one of the five resource persons. And when we returned to the Philippines, part of our preparation for the continental associations, our continental federation in Asia is called Federation of Asian Bishops Conferences, and I'm the incoming vice president of this federation. And we organized also a continental consultation. But before that, we asked all the bishops' conferences to be able to give their feedback or reaction to the Synod Synthesis Report that was the result of the first session. And part of that was also a consultation, national consultation with the parish priest, which was spearheaded by the parish priest who participated here in Rome, because Pope Francis challenged the parish priest to become, apostles of synodality. So that's basically what happened between the first session and the second session. And we're happy when the Instrumentum Laboris came out that, many of the points that emerged from our bishops' conferences, were integrated into the Instrumentum Laboris. Paolo Rufino was mentioning about the first module and how we focused on seven themes. And yesterday there was a funny situation because I noticed it only on the question number seven. When the theme number seven was being discussed and the president said the floor is now open for interventions, in just a few minutes, the intervention, the list was full already. I was a bit frustrated, honestly, because I was still preparing my intervention, and it was full already. It was the favorite topic, and what was that? It was the question, how can we develop the foundations of synodality so as to underline the indispensable nature of the recognition and respect owed to people who find themselves living in conditions of particular poverty and suffering? Well, apparently, this theme was particularly attractive to the delegates from the Global South, Asia, Africa, and Latin America. I was looking at the list of people who had signed up for interventions. They were mostly Asians, Africans, and Latin Americans. And, well, since I wasn't able to give my own intervention, I just submitted it by email. Let me just sum up what I would have wanted to say there, because last year, most of the questions that were posed to me had to do with the migration of many Filipinos. And today I'd like to clarify that one of the preliminary stages of foreign migration for Filipinos is actually local migration from the countrysides to the city centers. And the influx of people from the provinces to the metropolitan centers is presently changing the demographics in many of our dioceses in the Philippines. Like the population of one diocese, very close to Manila, increased from 1.5 million people to 4 million in just about 10 years. And I am referring to the diocese of Cardinal Luis Antonio Tagle when he was bishop of the Diocese of Imus. And then after that, he was assigned to Manila and then assigned to Rome, to our great loss, but to the gain of the Universal Church. Well, the phenomenon of local migration is becoming a big challenge to our traditional parishes, which normally cater only to the original residents living close to the city center. Some of the residents in the city would even regard the influx of the settlers from the provinces as a kind of threat. It's quite similar to the kind of threat that countries are feeling about the influx of foreign migrants. But the same thing is happening with local people in the cities feeling threatened by the influx of migrants from the countrysides. Like they think that the slum communities that are created by the local migration are becoming a breeding place for criminality and drug abuse. So, when Pope Francis visited us in 2015, he gave us a challenge. He said,
go out to the peripheries, and we took that challenge very seriously. Because we could not get the local migrants to enter our parishes, they are sort of alienated from the traditional parishes, we decided to go out to them. That paved the way for the creation, for example, of 20 mission stations in my own diocese. Mission stations that are churches' presence among the poorest of the poor. If the poor don't come to church, the church must go to the poor. That was our decision. And this decision is now pleasantly transforming our parishes from maintenance to mission, because it is giving our traditional parish ministries and organizations the motive to go out to the peripheries. Even that word periphery, you know, was not familiar to Filipino English, and it became part of our vocabulary. And it has been a wonderful pastoral experience that has largely been profoundly affirmed in the past 3 years by this synod on synodality for us. Grazie, thanks very much, thank you. Grazie di questa testimonianza anche sulla questione migratoria, anche sulle migrazioni interne, super interessante. Adesso sentiamo il Vescovo di Haiti, Sua Eccellenza Saturné, a chi chiediamo di raccontarci un po' com'è la situazione sociale, politica, economica in Haiti e soprattutto che cosa ha portato il sinodo a questa situazione, se è un pochino migliorata dopo la prima sessione e adesso quali sono le prospettive. Le contexte dans lequel nous avons réalisé la préparation de la première session et la deuxième session, c'est un contexte en Haïti extrêmement difficile, et cela à tous les niveaux, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. La situation est marquée par l'insécurité. Il y a une grande insécurité dans le pays, et ceux qui sont placés pour faire régner l'ordre et la paix, ils ne se sont pas montrés jusqu'à présent à la hauteur de leurs responsabilités, parce que le respect de la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu est loin d'être une réalité. Pas trop longtemps, le 3 octobre, il y a eu un massacre, un carnage dans la zone du Bas Artibonite, dans la zone de Ponsondé. 70 personnes sont mortes, avec beaucoup de maisons incendiées, beaucoup de voitures incendiées et des gens aussi qui ont fui leurs maisons. Alors que les gangs ont annoncé ce massacre et les autorités n'ont rien fait, et maintenant la population se trouve dans un désarroi total. Mais ce n'est pas seulement du côté de Ponsandé et du Bas Artibonite. Dans la zone de Port-au-Prince, la région métropolitaine, 70% de la population était obligée de fuir leur zone en raison de l'insécurité. Ça a un impact négatif sur la vie des jeunes, un impact négatif sur la mission de l'Église, parce que beaucoup de paroisses ont été fermées, beaucoup d'écoles et beaucoup de gens ont fui ces zones. Donc, ça a entravé la mission de l'Église. Mais malgré tout, nous avons pu faire le synode chez nous et nous allons voir ça. Et sur le plan économique, depuis 5 ans, il n'y a pas eu de progrès sur le plan économique. Tout cela s'explique par l'insécurité qui règne. Le nord est coupé de l'ouest et l'ouest est coupé du sud. Donc, le département de l'ouest est enclavé parce qu'il n'y a pas de circulation. Pourtant, les gangs armés, ils font loi sur le réseau public et les autorités n'arrivent pas à faire régner la sécurité dans le pays. La situation globale d'absence de sécurité rend presque impossible la mission de l'Église,
et même des écoles. Jusqu'à présent, même si la réouverture était prévue pour le mois de septembre, on a demandé de faire la réouverture au mois d'octobre, mais jusqu'à présent, des jeunes, des universitaires sont restés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leur centre de formation. Et sur le plan, le synode, on a malgré tout, l'Église a fait tout ce qu'elle peut pour préparer le synode. Par exemple, dans mon archidiocèse, on a pu, pour la deuxième session, réunir le clergé, les religieux et les religieuses, et à travers les paroisses, on a pu organiser des rencontres parce que les valeurs promues par le synode, mission, communion, mission, participation, étant donné que c'est un pays qui a besoin de démocratie, et pour l'instant, nous sommes dans une étape de transition, on parle d'élection, mais on n'arrive pas à avoir la sécurité qu'il faut pour pouvoir préparer et avoir ces élections. Donc les thèmes de mission, communion et participation, ces valeurs sont extrêmement fondamentales pour un pays comme le mien. Et l'Église, à travers les prédications, à travers la formation, à travers les enseignements, il y a beaucoup de groupes chez nous. Donc les prêtres, les religieux et les religieuses essaient d'inculquer ces valeurs aux fidèles, aux jeunes, pour qu'ils puissent un jour arriver à établir la démocratie chez nous. Alors, le pays, l'Église et la conférence épiscopale a eu sa 104e assemblée au mois de septembre. La conférence épiscopale a demandé tout d'abord aux autorités de faire attention pour que la transition ne soit pas longue et il ne faut pas multiplier les transitions parce que ça fait longtemps, nous sommes dans une étape de transition qui n'en finit pas. L'Église, la conférence épiscopale a demandé aux autorités multinationales, il y a une force multinationale qui est dans le pays, on demande aux forces multinationales qui sont là pour nous aider à faire régner l'ordre et la sécurité, l'Église demande aux forces multinationales d'assumer leurs responsabilités. L'Église demande aussi à la population de contribuer, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous, de contribuer avec les autorités policières qui sont là pour défendre la vie et les biens. L'Église demande à la population de collaborer. Donc, l'Église est convaincue que sa mission est d'accompagner la population et nous sommes très attentifs au magistère du Saint-Père qui se montre toujours très proche de la population haïtienne quand il y a un problème. Il prie pour nous, il nous envoie des messages et au nom de la conférence épiscopale, je remercie le Saint-Père pour son magistère et son attention à Haïti et à l'Église d'Haïti. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Abbiamo visto quindi questo forte impatto sulla vita della Chiesa. Siamo sicuri che il Sinodo comunque possa portare la testimonianza e valori positivi a tutta la società haitiana. Adesso passiamo la parola al Vescovo di Batrun dei Maroniti, a nord di Beirut, abbiamo detto, quindi dall'Haiti passiamo a un paese, a un continente che vive anche situazioni drammatiche, andiamo in Libano. Il Papa ha chiesto il perdono, non si stanca mai di chiedere la pace, la fine delle violenze, ma come ha vissuto il Libano questa richiesta di perdono, Monsignore? Preferite che parlo in italiano, forse per tutti? Bene, buongiorno a tutti. Grazie per l'accoglienza a questa conferenza di stampa. Vengo da un paese a fuoco, a sangue, da 50 anni ormai. Nel 1975
è cominciata la guerra in Libano sotto il pretesto di una guerra religiosa e confessionale, soprattutto tra musulmani e cristiani. 50 anni dopo non sono riusciti a far capire che non è per tutto una guerra di confessione o di religione. È una guerra che ci è stata imposta al Libano, un paese messaggio, come diceva sempre il Papa Santo Giovanni Paolo II, un paese messaggio di convivialità, di libertà, di democrazia, di vita nel rispetto delle diversità. Anche questo lo porta il Santo Padre Papa Francesco. Il Libano è un messaggio di pace e dovrebbe restare un messaggio di pace. L'unico paese nel Medio Oriente dove ancora possono vivere insieme cristiani, musulmani, ebrei, vivere insieme nel rispetto delle loro diversità in una nazione che è una nazione modello, come diceva il Papa Benedetto XVI. Venire qui in questa situazione per parlare del Sinodo sarebbe perplesso. E anche per parlare di perdono che il Papa Francesco ha preso come segno per questa seconda assemblea, seconda sessione, sarebbe ancora più perplesso. Sì, vengo qui per parlare di perdono e riconciliazione, mentre il mio paese, il mio popolo soffre, subisce le conseguenze delle guerre, dei conflitti, della violenza, della vendetta, dell'odio. Noi libanesi vogliamo sempre condannare l'odio, la vendetta, la violenza, vogliamo costruire la pace. Siamo capaci di farlo. Se il Papa Francesco ha preso il perdono, per noi e per me è un grande messaggio da dare. Parlare di perdono quando i bombardamenti colpiscono tutto in Libano sarebbe impossibile? No. In tutto questo la popolazione del Libano rifiuta, come sempre, il linguaggio dell'odio e della vendetta. Il perdono che io personalmente ho vissuto quando avevo 5 anni, è venuto qualcuno a casa nostra e ha assassinato i miei genitori selvaggiamente. Ho una zia monaca nell'ordine libanese maronita, è venuto a casa nostra a prenderci noi 4 bambini, il più grande aveva 6 anni, il più piccolo 2 anni, ci ha preso nel suo monastero e in chiesa ci ha invitato a metterci in ginocchio e a pregare. Pregare Dio di misericordia, d'amore. E ci disse, non preghiamo tanto per i vostri genitori, sono martiri presso Dio. Preghiamo piuttosto per quello che li ha assassinati. E cercate di perdonare tutto il lungo della vostra vita, così sarete i figli del vostro Padre che è nei cieli. Se amate quelli che vi amano, dice Gesù, che merito avete? Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Sarete allora discepoli di Cristo e figli del Padre vostro. Abbiamo portato questo nel nostro cuore, noi 4 bambini. E il Signore non ci ha mai abbandonato, ci ha preso Lui, ci ha accompagnato,
per poter vivere questo perdono. Dopo i miei studi qui a Roma, da seminarista sono tornato per l'ordinazione. A 24 anni ho scelto l'anniversario dell'assassinio dei miei genitori, che era la vigilia della festa dell'esaltazione della croce, una grande festa per noi chiese orientali. Solo per dire che il chicco di grano, se cade in terra e non muore, non dà frutto. E siamo noi, ho detto, il frutto di questo chicco di grano voluto da Dio, sia la volontà di Dio che i nostri genitori hanno accettato e che noi abbiamo vissuto. E io ho detto, rinnovo la mia promessa di perdono, perdonare a tutti quelli che ci fanno del male. Poi, qualche mese dopo, parlavo in un ritiro ai giovani nostri in Libano, che eravamo ai primi anni di guerra nel 77-78, venivo a parlare del sacramento della riconciliazione e del perdono. Ho sentito che non mi capivano. Erano tutti armati per fare la guerra contro i nostri nemici. Dopo 4 ore di discorso ho sentito che il messaggio non passava. Allora ho detto, vi do la mia testimonianza personale. E ho raccontato ai miei giovani libanesi quello che ho vissuto. Ecco, rinnovato con il perdono e la riconciliazione. Dopo un tempo di silenzio, un giovane si è messo in piedi e ha osato chiedermi, padre Abuna, suppongo che hai perdonato, però immagino che tu, adesso prete, sei nel confessionale e questo tipo ti viene, si mette davanti a te, si confessa e ti chiede perdono. Cosa farai? La risposta non era facile. Poi ho detto grazie per la domanda, perché adesso ho capito cosa vuol dire perdonare. Perché è vero che io ho perdonato, ma adesso vedo che ho perdonato da lontano. Non l'avevo mai visto questo tipo. Oggi mi viene a metterli davanti a me. Sono anche uomo, ho i miei sentimenti, però finalmente sì, gli do la soluzione, perdono, ma vi dico a voi giovani libanesi che ho capito perché il perdono è tanto difficile, ma non è impossibile. Vi capisco, ma è possibile viverlo se vogliamo essere discepoli di Cristo sulla terra di Cristo. Sulla croce Gesù ha perdonato. Noi siamo capaci di perdonare? Eppure vi dico di più. Tutti questi che ci fanno la guerra, che consideriamo nemici, israeliani, palestinesi, siriani, di tutte le nazionalità, questi non sono nemici. Perché? Perché quelli che fomentano la guerra non hanno identità, non hanno confessione, non hanno religione, ma gli altri, i popoli, vogliono la pace, vogliono vivere in pace sulla terra della pace di Gesù Cristo, Re della pace. Perciò anche oggi, nonostante tutto quello che succede, 50 anni di guerra cieca, selvaggia, nonostante tutto, noi come popoli, di tutte le culture, di tutte le confessioni, noi come popolo vogliamo la pace. Siamo capaci di costruire la pace. Lasciamo da parte i nostri politici, i nostri e quelli del mondo, le grandi potenze. Loro fanno i loro interessi al conto nostro. Però noi, come popoli, non vogliamo tutto questo. Rifiutiamo.
verrà il giorno che avremo l'occasione di far passare il nostro messaggio, di dire la nostra parola al mondo intero, basta. Basta con questa vendetta, con questo odio, con queste guerre. Basta. Lasciateci costruire la pace, almeno per i nostri bambini, per le generazioni future che hanno diritto di vivere in pace. Ecco questo che ho capito dal messaggio del Papa Francesco quando ha chiamato a vivere insieme la sinodalità, che è tuttora una pratica nelle nostre chiese orientali. Ha chiesto a tutta la Chiesa di cominciare a vivere il perdono, la riconciliazione, la conversione personale e comunitaria per poter camminare insieme verso la costruzione del Regno di Dio. Sì, vogliamo farlo, possiamo farlo. Grazie. Grazie Eccellenza, speriamo che lei non si stanchi mai di dare la sua testimonianza, che ci ha colpito tutti, sicuramente. Grazie davvero, merci beaucoup. Adesso ascoltiamo la signora Catherine Clifford. Catherine, lei prima mi ha accennato che c'è un clima molto aperto, molto libero nell'assemblea sinodale, molto positivo. Adesso però è il momento di mettere in pratica questa sinodalità anche nelle chiese locali in Canada. Prego. Thank you. I'll try to be brief so we leave enough time for questions. I do want to say a few words about how different the atmosphere is at the beginning of this second session in comparison with last year. I come from Canada, where we worked together to reflect on the synthesis report from the previous session. A number of the presbyters from our country were also participating in May in the special sessions that were organized for priests, and found this to be a very constructive and helpful experience. And one of them has returned this session as a facilitator with us. I think because we're at the end of the first week of this second session, we've traveled a long way already since we gathered on Monday and spent 2 days in prayer together. And then entered into the conversations of the synodal process itself. There's a wonderful openness and prayerfulness that I think is the fruit of our living together last year in the first session. So there's we spent a lot of time just being very happy to be together again, like meeting old friends, and there's an easiness in the conversations, but also a freedom to face more squarely some big, big challenges, some of which have been shared here by my brothers in Christ. We're moving towards, in this process, this first week is focused on the instrumentum laboris and the foundations, which are a bit abstract and theological, but they're intended to give us a framework to address, within which to address some very concrete issues. And we're beginning to shift in that direction, it seems to me. This morning we concluded our first set of reports from the small working groups that have been submitted to the Synod and that will be processed and that will inform the final report of the Synod. And we're being invited to make very practical, concrete recommendations. So the question of the local church is becoming more important. We've just heard three very powerful witnesses of the life of local churches who face a whole set of challenging social and pastoral issues, and no two contexts are alike, but it's important for us to hear the stories of one another's local churches. And to
to learn from one another and support one another. Two things I would mention also. One is you've noticed that there's a larger presence of ecumenical fraternal delegates. And that's been a very positive experience. They're contributing in very thoughtful ways to our interactions and conversations. And at my table this morning, we had the ecumenical delegate making suggestions for how to better improve our own report, and so they feel quite at home with us, and I think that's a very, very good sign. And they feel that there are implications for this experience for their own churches. And in our ecumenical dialogues between the churches, I spent the week before the last week before the synod in Seoul, South Korea, with the International Methodist Roman Catholic Dialogue. And we are really mindful of how there's a host of questions confronting our churches that we need to face together, and we're better facing them together than we are apart. The other thing I would say is there's an important presence and a more active role for the theologians and advisors in this second session, and I think that's a very helpful and constructive element of the process itself, and we're working far more closely with them, and so I'm very encouraged by that. I don't want to say more because I do want to leave space for us to have questions and conversations, so I'll leave it there, but thank you for being with us this afternoon. Thank you, Catherine. Thank you very much. Adesso veramente lasciamo lo spazio a voi. Se ci sono domande, è il momento. Grazie. Grazie, buonasera, sono Elise Allen con Crux. Ho due domande. La prima è per tutti, chiunque vuole rispondere. Ci sono stati dei commenti ieri che il sinodo, c'è un squadro un po' troppo occidentale o eurocentrico, no? La mia impressione è che c'è questo anche una preoccupazione, una cosa da pensare, però è un po' meglio rispetto ai sinodi passati. Volevo chiedere il vostro perspettive, se questa è una cosa che ha migliorato rispetto al passato o quanto grande è veramente un preoccupazione nel quotidiano discussione, no? E poi riguardo al Libano, volevo sapere se c'è un messaggio particolare che vuole lanciare in questo momento, dato la situazione attuale. C'è una richiesta anche per Israele, sì, grazie. Possiamo chiedere, Catherine, do you want to ask, please, Catherine? I think that in one of his messages during the retreat, Timothy Radcliffe really challenged us, Westerners, and people from the Northern Hemisphere, by saying that the world order has and is shifting radically, and the center is no longer a Western cultural center, but many Westerners have not yet realized this. I think that's the experience of our church as well. The majority of Catholics we know today live in the Southern Hemisphere, two-thirds of them. By the year 2050, we expect that 75% of the world's Christians will live in the Southern Hemisphere. And that's something that we have to take very seriously. I try to impress this upon my own students teaching in Canada, that we experience perhaps many challenges and decline and demographic shifts in the church in the Northern Hemisphere. This doesn't mean the church is disappearing or dying. In fact, it's very vibrant elsewhere, and we have much to learn and receive from each other. So I think it's really important, the role, and we see the issues of the Southern
hemisphere taking more a more central place in our conversations as well. And we know that we're not going to have a single model of synodality that's going to be imposed universally to fit in every cultural context. All of this has to be adapted by various local churches with their own means and in light of their context and challenges. Grazie. Se non ci sono altre domande, possiamo chiudere, prego. Ci ha chiesto se c'è, secondo parte, se c'è un messaggio del Monsignore per Libano. Cioè, per il Libano? Sì, dal Libano, cioè al mondo in questo momento che sta vivendo. Grazie. Sentite, quello che sta succedendo adesso in Libano e purtroppo il mondo tace, oppure, come si dice, dà il semaforo verde a tutte queste violenze, perché ci sono troppi interessi politico-economici. E questi interessi, purtroppo, non hanno niente da valori cristiani, anzi, dirò più, da valori umani, perché la dignità dell'uomo, la libertà dell'uomo non contano più quando gli interessi passano davanti a tutto. Però viviamo sempre, nonostante tutto, nella speranza che ci potrà essere, anche con l'aiuto della diplomazia vaticana, con il Papa, la persona del Papa, ma i papi tutti hanno sempre sostenuto il Libano come paese modello e messaggio, ma anche e soprattutto hanno sostenuto l'applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite fin dal 1948, cioè il riconoscimento di due stati in Palestina, uno Stato di Israele e uno Stato di Palestina, dove due popoli possono vivere insieme come noi in Libano viviamo insieme. E questa risoluzione è stata sempre rifiutata fino adesso dallo Stato di Israele, dai politici israeliani. Ma non dico che tutti gli israeliani sono per la violenza. Anzi, forse come popolo tanti vanno per la pace, manifestano per la pace perché la vogliono. Solo che gli interessi sono primi e allora purtroppo gli americani, ma anche i paesi d'Occidente, non ci sostengono, non sostengono i popoli oppressi. Penso che questo sia un messaggio del sinodo che stiamo concludendo noi quest'anno, un messaggio che i popoli oppressi possano avere il diritto di decidere della loro sorte e del loro futuro. Merci, Monsignor. Grazie. Thanks, Lisa, for your question. Are there other questions, please? Please, go ahead. Thank you. Sebastian Gomes from America Magazine. To any of the delegates, there's clearly the idea that this final report that you come up with will have some very practical, concrete suggestions and proposals. It's sort of always easy to say that. Have you seen enough? Have you experienced enough in the Synod to be confident that you will arrive at very practical suggestions and concrete proposals that everybody will agree on and that we will be implementing when we walk out of here? And if so, can you give us some idea of anything around the topics, the themes of those practical, concrete measures? Thank you. Yeah. Monsieur David, go ahead. Yes, I think the mere fact that, 10 of the hot topics have been sort of put aside for a while and assigned to study groups so that we could focus our attention really on
the topic, which is synodality, which is what we call a more practical ecclesiology, is precisely giving us the opportunity to be a bit more practical in our approach, like focusing on things like decision-making and decision-taking in the church, consultation, the need for consultation, the creation of the proper councils, so that the voices that are not usually heard in the church, are able to surface. Things like these are very, very practical, and I think more of these, I look forward to more of these in the coming modules. Thanks. Sì, Catherine, please, and then Sheila, forse anche lei vorrebbe aggiungere qualcosa. No, I just wanted to add that, as the bishop has already said, that, we have a very, for lack of a better word, we are very comfortable in our conversations or deliberations, but at the same time, it's still very early for us to think of the final document. However, this is a phase where we are looking at what is there, what should be improved, what is lacking. That's where we are presently. But I personally believe it's still too early to say much about the final document, but we can certainly say that so far so good. We are able to share lots of our ideas, and we are able to highlight what is missing and what is important. Like we said in our presentation earlier today, that looking at the local churches, for example, is one of the points that's missing. Looking at the diocesan synods, for example, another point that's missing in this early stages of the document. So there's quite a lot to still look at before we can answer to that question. Thank you. I'd like to pick up on the point about a diocesan synod, which is not mentioned in the working document. For me, that's very concerning and perplexing, but perhaps not, because the majority of dioceses in the world have not experienced a local synod, a diocesan synod, in the 60 years since the Second Vatican Council. We need to ask why. We need to understand why. We need to rethink how essential this is as a structure for the people of God in each place to gather together with their pastors, and reflect on the challenges that they need to face together. So I think we'll have a lot of conversations about what the purpose and the form of the synod, the frequency of its implementation or gathering. These are things that we're going to be speaking about going forward in the coming weeks. L'Église chez nous, en Haïti, joue un rôle extrêmement important dans la société. Alors, les valeurs promues dans le synode, par le synode, ce sont des valeurs qui peuvent aider à renforcer l'Église, à renforcer la mission en nous, chez nous, et aussi nous pouvons utiliser ces valeurs pour construire une société démocratique, parce que le fait de se mettre ensemble pour réfléchir, c'est une méthode extrêmement importante qui peut aider Haïti et l'Église d'Haïti à aller de l'avant. Bene, se nessuno, sì, monsignor, prego. Penso la più grande decisione da prendere è che la Chiesa, attraverso questo sinodo, sia messaggera di un vivere insieme, cioè nell'ascoltare l'altro, rispettare l'altro, dialogare con l'altro, rispettarlo e poi liberarci dalla paura dell'altro, liberarci da questa paura che ci abita. Penso questo sarebbe un primo passo come grande raccomandazione di questo sinodo all'umanità. Benissimo.
Grazie, noi abbiamo finito per oggi. Auguriamo a tutti una buona domenica di riposo. Noi staremo qua lunedì per un altro briefing alle 13.30. Ringraziamo tutti gli ospiti. Molte grazie a tutti. Ovviamente sono disponibili per interviste anche in inglese e francese, almeno i nostri ospiti quattro qua. E quindi a voi. Buon lavoro a tutti, arrivederci. Grazie. Ah, volevo fare un ringraziamento speciale oggi alle nostre interpreti e alla nostra squadra tecnica che ci assiste da lassù dalla regia e ci manda in onda tutti i giorni in sei lingue diverse. Grazie.